annunciare la nuova giornata di Cosmofarma Exhibition. Noi siamo qui per raccontarvela, seguiteci. Il lavoro di squadra ha ormai un'importanza strategica, metodi e suggerimenti ci vengono dati da sportivi e altri personaggi durante il convegno organizzato dalla Fondazione Rava. Come fare squadra non è tanto semplice, io vengo da un'esperienza di sportivo che pallacanestro, bisogna riuscire a, io sono stato anche il capitano della squadra di cui ho giocato per diversi, moltissimi anni, bisogna riuscire a capire per l'individualità di ogni ragazzo che si gioca insieme, che arrivare lì non è molto a capire, non è molto facile, però alla lunga stare insieme, stare passando giorno dopo giorno, si riesce a capire i lati positivi e negativi di ogni persona e metterli insieme. Da ex pallavolista ho scoperto che in un campo di pallavolo da solo non fai veramente nulla, perché la palla la devi passare e questo ti fa capire che sei un pezzo di un meccanismo più grande di te e a volte è talmente bello e così contagioso che impari a guardare gli altri non come un limite, come un ostacolo, ma come l'unica possibilità per fare del tuo meglio. Mi pare che questa sia una buona base di partenza. Soltanto con un lavoro di squadra affiatato si riesce a mettere insieme le capacità di tutti quanti per arrivare a quello che è l'obiettivo della squadra di cucina, così come quella di sala, cioè quello di gratificare il cliente e di dare una bella, un bel ricordo del pranzo che si sta diciamo aspettando. Cosmofarma punta i riflettori sul delicato tema dell'assistenza ai pazienti cronici affetti da malattie autoimmuni o in terapia oncologica. L'obiettivo è quello di arricchire le conoscenze riguardo questa tematica e sottolineare l'importanza dei rapporti tra farmacista e paziente, laddove è necessaria grande preparazione. Si è trattato di un vero e proprio talk show suddiviso in sessioni dove sono intervenuti medici, farmacisti, aziende, associazioni. I nuovi modelli sanitari territoriali si stanno facendo strada, da qui l'idea di analizzare in profondità con un nuovo consensus il ruolo della farmacia territoriale intorno alle nascenti unità complesse per le cure primarie. Vi forniamo nel prossimo servizio i risultati del quarto osservatorio Cosmofarma. Abbiamo tentato una specie di doppio salto mortale mettendo attorno al tavolo medici, farmacisti, aziende farmaceutiche e pazienti. Alla fine è nato un consenso sulla necessità di lavorare assieme dal basso, con una forte interazione, scambio di dati e formazione condivisa in modo tale che il paziente, che è il centro di questa evoluzione del sistema sanitario, venga trattato in modo collegiale e a questo punto possa migliorare innanzitutto, è stato detto alla fine, la qualità della sua vita. Insieme agli studenti dell'Università di Pisa, il professor Franco Falorni, la professoressa Paola Brusa e il segretario generale di Federpharma Alfonso Misasi, l'Arena by Cosmofarma ha dato una serie di interpretazioni sul tema del coraggio e su quanto ce ne vuole per intraprendere un nuovo percorso aziendale. Vediamo. Farmacia, due punti, vita, coraggio e lavoro. Quindi vogliamo far capire, e come ho fatto capire ai miei studenti, che la farmacia è un'azienda, un organismo vivente, è soggetto a un ciclo di vita, cioè è un organismo che pulsa e vive, e quindi i miei studenti interpreteranno questa vita attraverso un pezzo musicale che hanno costruito loro. E poi Silvia, sempre una studentessa, con dei segni grafici interpreterà il ciclo di vita visivamente. E poi ci sarà un'ultima parte dedicata al lavoro. E per parlare di lavoro ci saranno degli ospiti importanti dell'industria, del sindacato, dell'ordine professionale. Ci sarà un ricercatore di teste e io presenterò i miei profili. Il coraggio che deve impugnare l'università è di cambiare sul serio i corsi di studio. Avere il coraggio di ridurre la parte di base, che però deve essere fondamentale, il coraggio sul serio di entrare in farmacia e di fare qualcosa in aula che avvicini i giovani alla professione, senza trascurare ovviamente il bagaglio culturale. E l'altro grosso coraggio, che io in realtà da anni sto provando a mettere in campo, diciamo così, è di fare questa cosa qua insieme con gli ordini e insieme con Federpharma, cioè con tutti gli attori della farmacia. È l'unico modo per riuscire tutti a sapere che cosa fa l'altro e far sì che ai giovani arrivi qualcosa in più di ieri. Siamo arrivati alla fine di questa magmatica tre giorni fatta di riflessioni e buoni propositi che è stata Cosmofarma Exhibition, un 20° compleanno che ha dimostrato tutto il senso
senso profondo della sua età, fatta di voglia di superarsi, di consapevolezza e tanta tanta grinta. Attraverso il TG abbiamo cercato di trasferirvi tutte queste emozioni, cercando di arrivare fino a chi non è potuto essere presente in fiera. Un saluto dalla redazione di Social Pharma e un arrivederci al 2017.